L'investimento totale è pari a poco più di 4 milioni e mezzo di euro. Le nuove strutture ricettive sono 36, tra cui 7 nuovi agriturismi, 2 masserie didattiche, 18 nuove strutture di piccola recettività e 9 attività di promozione dell'offerta del turismo rurale. Sono i numeri relativi alla presentazione dei risultati delle istruttorie dei bandi delle misure 311 e 313. Attività importanti nelle zone di Giovinazzo, Bitonto e Terlizzi in termini di investimenti, di occupazione e di valorizzazione del territorio. Gli imprenditori delle nostre zone, pugliesi e di Bitonto, Terlizzi e Giovinazzo, hanno dato questo segnale positivo perché ci credono. Questi investimenti serviranno a dare occupazione e sviluppo e a far conoscere ai nostri territori le bellezze dei nostri agriturismi, delle masserie rurali. Quindi si crea un indotto positivo di crescita e di sviluppo. Di grande efficacia anche l'azione di incremento dell'occupazione femminile. È lo sforzo che facciamo di elevare i livelli di occupazione, soprattutto guardando alle nuove generazioni e facendo in modo che i giovani, donne e uomini della Puglia si riaffezionino al tema dell'agricoltura come tema sul quale costruire un proprio progetto di vita.